Happy Halloween! This is Halloween, this is Halloween. La Jessica non ha mai visto Nightmare Before Christmas. Sì che l'ho visto! Ah sì? Ok, allora la perdono. Muahahaha! Un saluto illogico a tutto il giardino e bentornati! Buon Halloween! Cosa siamo qui a fare oggi, Jessica? Schifo. Tentiamo di conquistare il mondo. Faremo del sangue finto. Commestibile. Forse. Forse. Abbiamo pensato di fare una ricetta super semplice con cose che praticamente tutto il mondo ha in casa, persino nella mia cucina sfornitissima c'erano. Esatto. Prendiamo una ciotola. Verseremo dello zucchero semolato e anche dell'acqua. Drink. Aggiungeremo dell'altro zucchero. È finito lo zucchero, quindi vediamo che sia giusto. Poi cosa ci va? Farina. Ovviamente del sangue finto, colorante rosso. Alimentare, perché vogliamo l'intenzione è di fare un sangue finto commestibile. E per fare tutti quei bei rigagnoli di sangue nei costumi di Halloween. Il nostro sarà un sangue venoso perché ha un colorito più... Io... No, oddio, il colorito io non è che lo vedo molto così. Ah, giusto, ma io ho sugli occhiali verdi. No, però il mio colore non cambia tanto perché essendo verde. No, a me sembra rosa fragola. Ah, no, no. Ok, a questo punto ci va il cacao in polvere. Sacrifichiamo il nostro cacao in polvere, ottimo. Il colore però non mi sembra malvagio. Non c'è niente. Dobbiamo solo capire come farlo diventare denso giusto. Sta preparando la minestrina per la nonna. E mescola sempre nello stesso punto. E continua a girare, ma non è che tira sul resto, no, mescola sempre lì. Ma tanto avete già avuto modo di vedere quanto è brava in cucina l'Ilaria. In quale video esattamente? In quello dei fluffy pancake. Se non l'avete visto ve lo mettiamo in scheda qua sopra. Esatto. Ci dica, chef, come le sembra? Io ci aggiungerei del cacao. Io ho già pronto con la farina. Cacao. Guardate che colore meraviglioso. Sembra proprio sangue. No, anche perché si può mettere solo farina, guarda. Sì, no, no, no. Lo sento al tatto, che è denso. Che non stai toccando. Sì, col cucchiaio. Senti, Sente al tatto del cucchiaio. Certo! Perché i bravi pasticceri... Guarda, senti come non va giù. Usano il cucchiaio come un'estensione della propria mano. Vuoi che prendo questo cucchiaio pieno e ti faccio vedere come si imbratta di sangue? Ecco tu, becco più becco fa batti, becco chi ha mangiato il becco dell'anatra. Tagliati che guardiamo com'è il tuo sangue. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Io devo dire che il mio sangue è molto rosso. Ora vi faremo vedere mettendo. Oh! Sul tavolo. Questo è quello che succede se decidiamo di imbrattare tipo una maglietta o qualcosa del genere. Ovviamente rimane piuttosto fermo. Si può far colare un po', ne ma rimane densino poco, però. Però rimane abbastanza denso e fa le gocciolone. Guardate che bell'effetto morte su maglietta. Vorrei provarvelo sulla maglia dell'Ilaria, ma non mi lascia. E poi è nera. No! L'Ilaria lo assaggerà anche perché abbiamo detto che è commestibile. Ecco. Saprà di farina. Io non so come sia possibile, ma sa di fragola. Ma non cola, è denso. Appunto, allora l'esperimento è riuscito. Esatto. Siamo state bravissime. Bene. Non lo pensate il che il nostro voi. Sangue finto è riuscito. Ora ve lo mostriamo dentro anche no, basta, devo finire questo video. No, io adesso lo metto in provetta. Guardate che lo verso in provetta. Hop.
aiuta perché ho dei problemi, perché la mia assistente non mi aiuta perché sta cercando di non farsi colare la... Guardate, guardate che bell'effetto meraviglioso. Basta, basta, è figo. Guardate quanto è figo. Guardatelo. Guardi l'aria quanto... Quindi direi che per una volta l'esperimento è riuscito, io non ho idea di come siamo conciate, dal giardino è tutto, per i nostri esperimenti illogici un successo per la prima volta. Sì. Se decidete di provare la nostra ricetta fatecelo sapere, se anche a voi è uscita bellissima come la nostra, ma fidatevi, se è uscita a noi uscirà sicuramente anche a voi. E ovviamente non dimenticate di condividere il video sulle vostre bacheche di Facebook o Instagram. Da esperimenti illogici è tutto, un saluto a tutto il giardino, ciao! È il giorno dopo il video di Halloween e sono passata nel giardino per dar da mangiare ai nostri rattini e ho trovato una sorpresa meravigliosa. Il nostro sangue si è coagulato, quindi va benissimo anche da esporre come fialetta di sangue coagulato con il plasma. Ho appena ucciso l'altra fialetta, il plasma e il resto depositato sul fondo. Perfetto, no? Va, dillo alla montagna, alla collina d'olio. No, ti giuro che non ha voluto. C'è anche quell'altro. Chi ha mangiato il becco dell'anitra? Sì, l'ho mangiato io. Non hai mai fatto tu il Grest queste cose? Non ho mai fatto il Grest. Ecco perché sei una bambina così malefica. Ehi! Caso che smettiamo di fare ciò.